benvenuti in questo nuovo episodio di Ragionando a Ruota Libera. Per l'occasione mi sono vestito elegante, no, in realtà ammetto di aver procrastinato. E quindi oggi avete già capito che parleremo di procrastinazione. L'arte che noi poveri stolti pratichiamo per non fare le cose che magari anche ci piacciono. Per esempio a me piace un sacco fare video. Però procrastino così tanto che mi trovo alle 5 di giovedì a caricare il video per le 6. E nonostante noi tutti abbiamo 24 ore al giorno, come i più grandi imprenditori e le persone più di successo su questo pianeta, tendiamo a procrastinare. Ci sono altre cose belle che ci piacciono fare, ovvero oziare sul divano guardando The Big Bang Theory. Penso che a tutti sia capitato di fare qualcosa che ci piaceva e ci faceva riposare, e dopo che abbiamo finito di farla ci siamo rimasti malissimo perché potevamo fare altro molto più produttivo. Voglio avere una soluzione per la procrastinazione. Votatemi. Come si può sfuggire alla tentazione di riposarsi? Beh, chiaramente bisogna avere motivazione, voglia e soprattutto una passione. Essenzialmente, se non hai la voglia, non ti metti a fare nulla. E se non hai quella passione che ti sblocca, ti fa oltrepassare quel mostriciattolo, se tu non hai il modo per superarlo, allora resterai sempre nella beata ozietà. Non so se si può dire questo così, cioè sì. Per me la procrastinazione, per farvi un esempio figurato, è come se camminassi ogni giorno nella stessa strada e inciampassi ogni giorno nella stessa buca, pur sapendo che quella buca è lì, pur sapendo che ci passerò, pur sapendo che potrei evitarla. E come? Grazie alla passione per scavalcare le buche. Ovvero, grazie alla mia passione per fare video, io posso oltrepassare la procrastinazione. Che è una parola molto bella e difficile, e che sono orgoglioso di me per poterla pronunciare quasi correttamente. Momento riflessivo con Lore. Ma quando procrastiniamo ci deve essere questo campanello d'allarme che magari non tutti ancora ci hanno fatto caso, ma quando stai procrastinando ogni tanto pensi a quello che vorresti fare. Ecco, quando succede questo, appunto, stai mandando all'aria i tuoi piani. E l'unico modo per evitare tutto ciò, per evitare i sensi di colpa, per evitare il cestinaggio dei tuoi piani, per evitare il procrastinaggio, è di prendere una cura semplicissima. La cura è alzarsi, prendere una videocamera, prendere una penna, prendere quel microfono, fare quello che volete e metterci passione. Prendi la penna e scrivi il tuo libro, prendi il microfono e registra la tua canzone, prendi la videocamera e registra il tuo video. Lore, sto parlando con te, sì, tu che sei... Esatto, bravo. Vedi, se tu non avessi procrastinato avresti già finito. Momento riflessivo con Lore. Ebbene, quindi sono tornato, sì, sono tornato, pronto con altri video. No, non è vero, perché procrastino e quindi i video lo scopriamo soltanto vivendo. Se questo video ti è piaciuto ti invito a lasciare un like, un commento, a condividerlo, a fare tutte le cose che mi sono anche rotto di dirle, perché tanto, cioè, non le fate comunque, perciò... Da Lore azionista è tutto, ora vado a Wall Street. Ciao ciao!